sulla necessità, in un certo senso, di fare rete, no? Su scrittori locali e scrittori nazionali, senza grande diatriba. E sono contenta comunque di trovarmi in questo contesto col professor Martino e con tutti voi. Io suggerirei, proprio per entrare nel vivo, di passare la parola al dottore De Angelis, che ha una relazione, ha fatto una relazione, uno studio approfonditissimo, abbiamo saputo, anche se sul libro, no, sicuramente ci regalerà un'interessante versione. Prego. Io, buonasera, io mi sostituisco a chi è di mestiere, ma io di mestiere non lo so. Io faccio il medico, ma sono appassionato di letteratura, di storia locale e un po' di poesia. E oggi mi sostituisco a chi deve stare per il critico letterario. Io ho letto il libro e ho letto ciò che il nostro autore ha scritto anche prima di entrare nel vivo del libro, dove lui scrive di un libro scorrevole, semplice, ma però poi alla fine lui stesso dice: ma lascio a ognuno la libera interpretazione, quindi ognuno un'ottica propria. E io la penso al contrario di quello che lui scrive. Non è un libro semplice, è un libro che porta a molta riflessione. Porta molta riflessione perché intanto è un libro che si vede che nasce dall'anima. Un libro che nasce dall'anima per me è una creazione. Quindi questa è una tua creazione. Una tua creazione dettata da una profonda riflessione, da una introspezione, da un rapporto con te stesso che tu alla fine hai tramutato l'anima in scrittura. E quindi questo chi lo legge con molta attenzione lo può notare. E porta la riflessione perché tu parli, nel libro inizi, ci dice, uno stato di semicoscienza, quello stato di semicoscienza che è quel percorso che poi ti porta alla vita e che poi ti porta alla morte. E qui subentra una filosofia che possiamo, che richiama, secondo me, o può essere pure che mi sbagli, la filosofia del taoismo o del confucianesimo addirittura, che è quella terra, uomo, cielo, che vita e morte, cioè che i due opposti non sono veramente opposti, ma è ciò che si completa. Quindi attraverso, diciamo, la non vita, attraverso il limbo, che arrivi al percorso, quello che tu fai, che poi fai una descrizione di un paese bruzzano, che è una descrizione che è uno spaccato di vita quotidiana, diciamo dell'epoca, perché sono passati 30-40 anni, e anche se non sembrano molti, però rispetto alla velocità con cui viaggia la nostra società, e sembrano centinaia di anni. E quindi tu questo percorso, appunto, parli, nomini, menzioni Morfeo, e noi sappiamo Morfeo è il dio del sogno, è uno dei mille figli di Ipno, e quindi che appare nel sogno dell'umano. E poi fai riferimento a Osiride, Osiride che è il dio della morte, e quindi nell'ultimo capitolo che ti agganci a Osiride. Quindi è tutto un percorso filosofico, certo, poi ognuno dà l'interpretazione come lo legge. Io lo devo ancora, ti dico la verità, rileggere nuovamente, perché l'ho letto, l'ho studiato, però va ancora riletto perché spunti di riflessione ve ne sono tanti. E iniziamo questo percorso, che tu parti da questo subconscio e arrivi a questa società che tu, ritengo, hai vissuto. Quindi c'è questo Tano, che quando menziona un aspetto, diciamo, romantico dell'epoca, dove l'aspetto romantico è l'innamoramento della donna nella sola visione,
perché all'epoca, diciamo, la difficoltà di intraprendere dei rapporti con il sesso opposto era molto complicato e difficile per una cultura nostra, perché alla donna, senza volerlo, gli si attribuiva un ruolo molto importante, che era quello di dare e togliere l'onore a una famiglia. Per cui la prima a soffrire era lei stessa, e la famiglia, cercando di tenere gli occhi ben aperti, sorvegliare la fanciulla, quindi l'unico momento della visione che appariva all'uomo, quella visione angelicata, era il momento della domenica, quando usciva dalla porta e si recava in chiesa. Quindi un'andata e un ritorno, e si era tutti soddisfatti. Quindi questo è un aspetto che si coglie in questa cartolina, e quindi è un aspetto che un giovane dovrebbe leggere, dovrebbe sapere, che la difficoltà che si aveva allora avvicinando a una ragazza, e questo dovrebbe portarlo a riflettere che la vicinanza a una ragazza dovrebbe portare tanto rispetto, che oggi purtroppo, leggendo la varia cronica del telegiornale, purtroppo manca, è caduto, quindi, e questa è una riflessione che bisogna portare. E un altro aspetto è quello, nei nostri paesi, importante della persona che arrivava da fuori. La persona che veniva mandata, in questo caso Fortunato ricorda il maestro, che arriva a Bruzzano, e questo maestro ha la difficoltà oggettiva del viaggio, perché le automobili erano quelle che erano, e le strade erano quelle che erano, la comunicazione era quasi impossibile, quindi chi veniva mandato da pochi chilometri doveva poi fermarsi sul posto. Finché era un maschio andava bene, riusciva ad arrangiarsi, ma io ricordo di aver pubblicato una lettera che ho trovato del maestro Alvaro di San Luca, quando mandarono per l'insegnamento della frazione del Prestocito la figlia maestra, il quale si preoccupava, dice, dove la facciamo abitare, e si preoccupava a trovare una famiglia, ma lui pretendeva di trovare una famiglia, cioè, dove c'era una vedova, così non aveva problemi né di avere il giovanotto in casa né di avere un uomo in casa. Quindi vi erano queste difficoltà sia culturali e sia di comunicazione. Quindi poi ricordiamo i paesi come la cultura, la tradizione che avevano, cioè quando arrivavano queste persone come il maestro o l'ufficiale di posta, anche un maresciallo, a volte cioè spesso veniva inserito nella vita sociale del paese, e come tu citi in questo caso del maestro, in uno dei due salotti della politica locale si accomodava, che di solito i paesi erano divisi in due fazioni, e spesso era un medico che era il capo delle fazioni politiche, quindi a dirigere. In questo caso lui dice c'era un medico socialista burattinaio, che non possiamo dire che non era il vecchio dottore Sica. Quindi purtroppo, anche se lui non lo menziona, ma io leggendo riesco a vedere queste figure. Il dottore Sigari, che era una persona sempre interessata alla politica socialista di Bruzzano, e poi dall'altra parte c'era l'altro medico, che era il dottore Dimitri Zappa, quindi, che poi continuò con gli altri due, quindi, e c'era questa mentalità, ma anche in tutti i paesi era così. Quindi c'era un paese che si divideva. Il medico, c'è anche una riflessione su questo, come mai sceglieva il medico? Perché il medico, attraverso le varie cure che riusciva a dare, quindi era in mezzo alla gente, quindi la gente lo sentiva uno di famiglia, uno del popolo, per cui poteva tutelare i propri diritti. E quindi Nato giustamente ci porta questa riflessione, una riflessione importante per capire la società dell'epoca. Poi
ha messo un'altra cosa molto importante, che è della ragazza giovane gelsomminaia. Il gelsomino nella nostra zona ha avuto un'importanza dal punto di vista economico rilevante, rilevante nel senso che i due paesi, sia Bruzzano che Brancaleone, sono cresciuti e molte famiglie dei paesi limitrofi si sono avvicinate a questi due paesi proprio per la raccolta del gelsomino, che era una raccolta che ormai fa parte della letteratura calabrese e della letteratura della nostra zona, in quanto, a differenza di tutti gli altri fiori, il gelsomino ha una sfociatura al contrario, di notte e non di giorno, quindi le lavoratrici dovevano alzarsi alle 2 di notte e per andare fino alle 9 a raccogliere il fiore del gelsomino, e portavano con sé tutta la famiglia, cioè andava la madre con tutti i figli, perché per raccogliere qualche chilo di gelsomino ce ne voleva tempo e lavoro. Quindi è importante, perché la nascita dei migliori profumi francesi che venivano venduti in tutto il mondo era il prodotto, il ricavato del gelsomino, che loro acquistavano l'essenza perché il loco non veniva lavorato, e quindi facevano i profumi. Il classico famoso profumo francese aveva l'essenza del nostro gelsomino, della nostra terra. Quindi molti non lo sanno, quindi chi legge il libro apprende, può andare a ricercarsi, a riflettere e apprendere anche questa economia dell'epoca, che era importante, perché poi su questo bisogna studiare e capire come mai si è smarrito facilmente, si è perduto facilmente. Chi dice del sintetico, che no, ma qua ancora è difficile, è da studiare. Il giovane, il ragazzino, oggi lo troviamo con la PlayStation, con il computer, con la televisione, con il Disney Channel, quindi ha molte cose a disposizione per i giochi, a parte i vari giocattoli che forse dobbiamo allargare le case per quanti ce n'erano, ma un tempo bisognava arrangiarsi a trovare un gioco che, diciamo, univa la natura all'uomo, al bambino. E qual era? Era il cappio per la lucertola. Quindi si andava a vedere queste lucertole e si faceva la gara a chi prendeva di più. Quindi questo era il gioco del fanciullo. E quindi questo ci porta a una riflessione di differenza di società, voglio dire, in 30 anni. E quindi le varie comodità che ci sono oggi e diciamo anche tutte queste invenzioni, che queste nascono poi tutte dalla invenzione del transistor, che io ritengo che sia una delle più grosse invenzioni, e a portare anche una mente diversa, che oggi un giovane sviluppa meglio anche attraverso la televisione alcune parti, e le sviluppa meno perché manca quello sforzo a trovare qualcosa per divertirsi. E quindi sono tutte queste cose che queste riflessioni che Nando ci pone in questo livello, in questo percorso di vita. E poi lui entra nell'altro capitolo, Rusty, cioè che inizia a vedere, diciamo, quest'anima, che io ritengo che sia una delle pagine più brutte che la storia della nostra terra ha scritto. E un dottore bianco cenere con i baffi. Io in quel dottore che è stata stroncata la vita, io vedo il nostro Gino Marino, chirurgo eccezionale, in quanto era
uno che amava la professione, era uno che la conosceva, era uno che tecnicamente era all'avanguardia, era un punto di riferimento, ma non era un punto di riferimento solo per Bruzzano e Brancaleone, era un punto di riferimento per tutta la Ionica. Un Gino Marino che all'epoca, io su questo posso esprimere un giudizio da tecnico, che sono medico, quindi so gli interventi che lui faceva, e non solo questo, ma quello che lui sapeva cercava di trasmetterlo anche al giovane medico. Io quando mi sono laureato e mi sono avvicinato a lui per fare 6 mesi di pronto soccorso, lui quando passava, che all'epoca era anche primario del pronto soccorso, appena mi vedeva, mi chiamava, mi spiegava, eccetera, quindi trasmetteva a noi giovani medici ciò che lui aveva già immagazzinato con la propria esperienza. E quindi oggi noi vediamo che tanta gente, io sono il primo a volte anche a consigliarli di spostarsi al nord per alcune patologie importanti, e all'epoca molte patologie era in grado Marino di affrontarle. Una volta mi recai in una casa a Roccella di un amico mio, e entrando nella stanza c'era la madre e la zia, che erano due anzianotti, e avevano almeno 7-8 immagini di Gino Marino messe lì. Quindi per lui lo ritenevano come un santo, cioè, quindi questa era l'esperienza che ogni anziana persona aveva avuto con lui, che era proprio l'uomo che ridava la salute alla gente. Ma mano brutale, mano cruda, ha stroncato questa vita che era al servizio della popolazione, che era al servizio del cittadino. Quindi io ritengo che questo passaggio, che è un passaggio tra vita e surreale, hai fatto benissimo a metterlo, a inserirlo, perché veramente merita, perché queste riflessioni devono portarci. Oggi mi dispiace che qui siamo in pochi, perché questi ragionamenti, queste riflessioni vanno fatte con molta gente presente, per portarle a ragionare quello che si dice, a ribadirlo, a ripeterlo, a rifletterlo continuamente, e portare queste pagine come un esempio molto negativo anche per lo sviluppo della nostra terra. In questo viaggio tu non ti dimentichi anche della storia antica anche di Bruzzano, della storia nel senso che oggi Bruzzano